Marciapiedi, strade e soprattutto ciclabili, la viabilità padovana pronta per un'imponente opera di restyling e ampliamento grazie ai 10 milioni di euro arrivati tramite il bando PNRR Rigenerazione Urbana. Si tratta di risorse immediatamente utilizzabili, per cui i lavori partiranno tra pochi giorni, dato che i progetti definitivi delle opere erano già pronti e pianificati dall'amministrazione comunale. Interventi che partono già dalle prossime settimane e che vedranno coinvolte alcune zone come via Chiesanuova, via dei Colli e via Sorio, tutto il circondario della circonvallazione interna fronte mura. I lavori consentiranno di realizzare nuove pavimentazioni stradali, potenziare l'illuminazione, l'arredo urbano, sistemare marciapiedi, abbattere barriere architettoniche e ampliare la rete di piste ciclabili. Iniziamo ad attuare la bicipolitana con moltissimi interventi, andando a concentrarci soprattutto nel realizzare quei tratti di ciclabili che mancano per completare la rete. Ad esempio ci sono dei tratti in via Due Palazzi che mancano, dei tratti in via Canestrini, dei tratti a Montà, e ci concentreremo su questo e poi ci concentreremo sulla messa in sicurezza delle ciclabili che oggi sono esistenti, che magari sono delle semplici strisce, e le metteremo in sicurezza ad esempio rialzandole. I 10 milioni arrivati dal bando PNRR si aggiungono ai 3 milioni e mezzo già messi a bilancio dalla Giunta Padovana. È un'opera di riordino di tutta la città per migliorare la qualità urbana e la sicurezza stradale, ha detto il sindaco. Sono opere molto importanti, porteremo qualità di vita in tutti i quartieri.